Teledorotti, Luciano Luisi, tempo fa, in una sorta di gemesso vien, qualcuno, uno scrittore, un mio collega, ha scritto: mi ricordo di Luciano Luisi delle sue rubriche televisive. Luciano Luisi è poeta, ma per anni nella Rai in bianco e nero, che è stata poi antologizzata non molto tempo fa da una rubrica che andava e si chiamava, era dedicata alle teche, lo si è rivisto. Che anni erano quando facevi la tua rubrica? Ma io sono entrato nel 53 facendo la messa di mezzanotte dalla Araceli, in diretta, che nessuno mi sapeva dire che cosa fosse una diretta. Mi sono dovuto inventare questo strumento nuovissimo. Non sapevano nemmeno come pagarmi, perché era una collaborazione totalmente insolita per la Rai, allora radio. E invece le tue note letterarie e televisive a quali anni risalgono? Subito, quasi subito dopo, dal 54 in poi, facevo i premi, poi facevo Arti e Lettere, quindi con le recensioni dei libri e delle mostre insieme. Tu sei stato anche amico di uno straordinario poeta, tuo collega, poeta come te, e nostro, diciamo, vicino di quartiere, ovvero Giorgio Caproni, insomma. Sì, carissimo, siamo concittadini poi, perché siamo nati tutti e due a Livorno. Però, diciamo, tu ti senti livornese, anche se te l'avevi entrato a Roma. Lui si sentiva, sognava Genova, ha sognato varie città, e forse Roma l'ha vissuta con una certa sofferenza. Sì, in un certo senso sì. Adesso, fra qualche settimana, uscirà la raccolta completa dei tuoi versi e del tuo teatro. Tutta l'opera in versi. Con Aragno. Con Aragno. Cos'è esattamente? Il titolo è... Tutta l'opera in versi. Di Luciano Luisi. Di Luciano Luisi, semplicemente. Tutta l'opera in versi. Avevo pensato a qualche titolo, ma ci ho rinunciato. Quindi hai scelto per l'opera in versi. L'opera in versi. Grazie, Luciano. Grazie a te per questo interessamento. Teledorotti. Felice anno nuovo.